La bellezza sguarda i movimenti urbani. Un evento questo di Ariane Bambini Felici insieme ad Ale. Siamo qui con i protagonisti di questo evento. Innanzitutto con il nostro fotografo sociale, Simone Ludovico. Da dove nasce la voglia di fotografare ambienti e perché si fotografano ambienti? Ma direi che nasce dalla mia passione per tutto ciò che è urbano e per gli abitanti dell'urbano. Soprattutto nei quartieri popolari trovo che ci sia quell'umanità che spesso altrove non ci sia e in qualche modo mi stimola sia a conoscere queste persone sia a fotografarle per trarne qualcosa. Allora, sguardo umano che poi è espressione di bellezza, la bellezza è il titolo di questo evento. A Cristina Cotta Ramosino, direttrice della scuola di danza Dancing Space, che con le sue ragazze rappresenterà il movimento di questo evento, chiediamo qual è l'elemento in più che il movimento può dare alla bellezza. Diciamo che è l'espressione fisica delle emozioni. La danza penso che sia un mezzo molto efficace per trasmettere al meglio sentimenti e emozioni, lasciandosi andare, seguendo dei passi, ma comunque penso che la danza sia il metro di espressione di emozioni più grande che c'è. Abbiamo parlato di emozioni, le emozioni fanno l'uomo, Manuel Marzitelli, oggi sarà per noi la voce narrante di diritti, i diritti sono espressione di tutti noi. In che cosa noi uomini ci possiamo identificare? Cos'è che ci dà, oltre l'emozione, un valore? Allora, dunque, facendo una piccola digressione storica, dobbiamo capire che il diritto spesso, per essere riconosciuto come tale, ha avuto una storia piuttosto travagliata fatta di dolore, da quale emozione del dolore, che però, una volta conquistato, come dire, fa ottenere quello che è il suo vero scopo, ovvero il riconoscimento dell'identità, quindi anche, se vogliamo dire, dell'identità emozionale di un soggetto e di una comunità. Mario, tu sei solito scrivere poesie, cosa ti spinge a scrivere le poesie? Sarà una dote, però dato che ho problemi di parlantina, preferisco che il nostro amico Emanuele Interpreti questa tua poesia dal titolo Bellezze.